Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, buon lunedì a chi ci segue in differita e lunedì migliore di tutti a chi poi magari seguita questa rassegna poi vorrà andare in edicola a prendere la verità che come ogni lunedì è piena di cose, di inchieste, di approfondimenti e anche di interviste. Ve ne segnaleremo 6 molto importanti. Allora, il tema di oggi è quello delle immagini di Bucha e sono immagini di per sé impressionanti, mezzi che fanno letteralmente lo slalom tra i cadaveri per strada, poveri corpi martoriati, alcuni dei quali hanno le mani legate dietro, quindi persone che non erano in alcun modo in condizione di difendersi. Secondo la versione ucraina, questo è l'effetto della occupazione, anzi in questo caso della ritirata dei russi che prima di sgomberare avrebbero fatto, si sarebbero resi responsabili di questo orribile eccidio. Smentisce e in modo sprezzante dice no, questa è disinformazione di Kiev e dell'Occidente. Naturalmente va detto che in queste situazioni occorre estrema cautela, occorrono conferme ulteriori. Va detto che questa mattina i tre quotidiani internazionali che abbiamo potuto vedere a quest'ora, e sono quotidiani di autorevolezza, diciamo, comprovata, il Wall Street Journal, in un commento della direzione, dell'editorial board, i due quotidiani di Londra, Times e Telegraph, sembrano dare per acclarata la veridicità delle cose, però occorre essere cauti. E quello su cui non c'è bisogno però di essere cauti è un'osservazione di fondo. Purtroppo non serve l'orrore di Bucha per capire che in questi 40 giorni uno degli obiettivi dell'azione russa è stato proprio sistematicamente quello di colpire i civili. Questo è inescusabile, è indifendibile. Un conto è cercare di capire le ragioni del conflitto, ragionare, ma insomma, il fatto che la popolazione civile sia stata bersaglio sembra purtroppo indiscutibile, Bucha o non Bucha. Quanto a Bucha, se poi fosse confermata anche solo la metà delle immagini che abbiamo visto, ci sarebbe da rimanere atterriti. Però naturalmente occorre anche spacchettare le questioni. E se, diciamo, fa orrore chi ha fretta di negare, mettere in discussione, ritwittare la propaganda di Mosca, eccetera, però fa politicamente paura anche chi con una certa leggerezza, ieri il primo è stato il segretario del PD Enrico Letta, questa mattina si aggiunge il ministro Patuanelli. Diciamo tranquillamente, noi possiamo rinunciare al gas russo e sembra esserci oggi, vedremo una certa spinta sul Corriere, ancora più accelerata sulla stampa, più cauta su Repubblica, una spinta all'embargo totale rispetto all'acquisto di combustibili fossili dalla Russia. E, ripeto, fermo restando il giudizio atroce sugli eccidi di civili. Diciamo, fa una certa impressione politicamente chi, facendo leva solo sull'elemento dello sdegno morale, pur giustificatissimo, sembra sottovalutare delle conseguenze devastanti per il nostro sistema produttivo. Non è questione della primavera arrivata, è questione di impianti che già per il caro energia si vanno fermando, come Confindustria ha denunciato, e è bene saperlo che si andrebbe a uno scenario di economia di guerra, di razionamento, questo andrebbe detto all'opinione pubblica. Vedremo le cronache su Bucha, questo aspetto grave energetico e poi una sequenza di commenti. C'è spazio anche per altro? Sì, per le elezioni in Ungheria, che pare siano state vinte con largo margine da Orban, nonostante che ancora, diciamo, un italiano che avesse letto ieri i giornali maggiori aveva l'idea invece di un risultato testa a testa, addirittura di una possibile sconfitta di Orban.
Un paio d'anni fa un libro che si intitolava Laicrazia, del quale non ricordo l'autore, lunedì mattina ci sono sempre queste terribili amnesie, descriveva in un capitolo divertente, una specie di protocollo degli inviati di politica internazionale rispetto alle elezioni, un leader sgradito, diciamo, ai più. Primo punto del protocollo: tranquilli, perderà, è un mostro. Secondo punto: ah, sorpresa, com'è possibile? Colpo di scena. Punto 3 del protocollo: descrivere il fascista come appunto la reincarnazione di tutti i demoni del mondo. Punto 4: demonizzare pure gli elettori. Punto 5: cambiare paese e ricominciare. Attendiamo il punto 5, ma insomma. La sensazione è un po' questa. Andiamo a vedere le aperture. La verità che apre su un altro tema italiano, la vergogna dei professori rinchiusi nello sgabuzzino. Gli insegnanti non vaccinati sono riammessi a scuola, ma non possono fare lezione né entrare in aula. Così finiscono relegati in stanzette, virgolette, riservate, pagati per non fare nulla. Ma che senso ha tutto ciò? Fotonotizia di Luca Zaia, che è uno dei sei intervistati dell'edizione di oggi della Verità. Taglio medio, un approfondimento assai ben fatto, due pagine, curate da Antonio Di Francesco e Laura Della Pasqua, su gli incrementi di tasse legati al mega piano green dell'Unione Europea, UE effetto green, tasse energia più 640%. Naturalmente poi c'è un'ampia sezione sulla guerra in Ucraina, ci arriveremo tra poco, partendo proprio da una vetrina della verità, come facciamo sempre. Corriere della Sera, civili uccisi, orrore e condanna, i russi fanno una strage, USA e UE indagare sui crimini di guerra, pronte altre sanzioni, l'ipotesi dello stop al gas, così il sommario del Corriere. Il Fatto Quotidiano apre con Salvini, allora la tesi di Report, il patto Putin-Salvini resta in vigore, nessuna disdetta. Ci sarebbe stata, questa è la tesi di Report rilanciata dal Fatto, una specie di rinnovo automatico del patto tra il partito di Putin, che si chiama Russia Unita, e il partito di Salvini, un po' come, diciamo, l'iscrizione al sindacato, non c'è disdetta e si rinnova, questa è la tesi di Report. Del Fatto. Il giornale, macelleria russa, il martirio di Bucha, massacro nella cittadina ucraina, più di 400 cadaveri nelle fosse comuni, anche civili con le mani legate. Il Messaggero, orrore sui civili. Il Tempo, macelleria russa. E poi le aperture di Stampa e Repubblica con due foto molto diverse, ma che rendono l'idea dell'orrore. Repubblica, che titola proprio L'orrore di Bucha e mostra una mano ormai irriconoscibile, si vede solo sangue e fango, l'orrore di Bucha, l'apertura di Repubblica. Per molti versi ancora più emozionante la foto sulla stampa. Allora c'è un ciclista morto, gettato sul terreno, la bicicletta riversa su di lui. E accanto a lui un cane invece vivo, il che fa pensare che sia proprio il cane di quel padrone, che invece vivo non è più. Fermiamo questo orrore, così la stampa. Allora, questo è il quadro delle aperture. Cominciamo dalle segnalazioni della verità. Il pezzo d'apertura di chi vi parla è su questa storia veramente surreale degli insegnanti non vaccinati, che sono potuti rientrare dal 1º aprile negli edifici scolastici, dopo che per alcuni mesi non si sono nemmeno potuti guadagnare il pane, però questo stabiliscono le disposizioni, non possono entrare in aula, non possono mettere piede per fare lezione, non possono incrociare gli alunni e quindi è tutto un via vai di presidi per sistemarli quando va bene in archivio, in biblioteca, quando va male in qualche sgabuzzino o in sala professori e francamente. La verità pone il tema di questa umiliazione senza senso, anche dal punto di vista dei ragazzi, ma è educativo che un ragazzo veda umiliato così un professore che ha fatto una scelta diversa, giusta o sbagliata che sia, dal punto di vista dei contribuenti, ma perché un contribuente deve vedersi prese dalle proprie tasche soldi per
pagare lo stipendio a uno, ma lo Stato impedisce a quella persona di lavorare. È francamente una cosa sulla quale il Ministero, il Governo, qualche spiegazione dovrebbe darla, l'apertura della verità. Assolutamente da vedere, ve le preannunciavo nel sommario queste due pagine a cura di Di Francesco e della Pasqua sull'effetto Green. Ma il piano Green che effetti produce? È attraverso un'analisi della Corte dei Conti, Di Francesco e della Pasqua tirano fuori, diciamo, gli effetti devastanti di questa vicenda. Tre commenti. Maurizio Belpietro che polemizza duramente con un commento. Ha destato molta sorpresa del professor Panebianco sul Corriere della Sera, che diciamo, è sembrato diciamo, criticare il fatto che possano esserci punti di vista diversi, e Panebianco è oggetto dell'attacco di Belpietro, che dice: ma come? È proprio tu che sei professore di liberalismo che diciamo, sembri negare spazio al dissenso. Paolo Del Debbio, che invece sceglie come bersaglio polemico il risveglio tardivo di Confindustria rispetto al caro energia, e dice Del Debbio con immagine ciclistica, maglia rosa, quegli imprenditori, artigiani, commercianti, partite IVA, eccetera, che hanno dovuto combattere in tutti questi mesi, maglia nera Confindustria che se ne è accorta troppo tardi. Mentre Mario Giordano se la prende con un'altra assurdità, questa idea del sindaco di Milano, peraltro costosissima, di, sembra veramente uno scherzo, di mettere nel cartone l'acqua del rubinetto con la scritta acqua del sindaco. E questa è una cosa che ha senso. Ampia sezione sulla guerra, vi segnaliamo il pezzo molto ben fatto di Fabio Amendolara che tiene insieme i due aspetti ai quali ci dedicheremo fra poco, l'orrore di Bucha, e per altro verso la prospettiva di accelerazione delle sanzioni. E poi le sei interviste che vi abbiamo preannunciato. Alessandro Rico che sente Luca Zaia, il governatore del Veneto, che dice: ma a questo punto il PNRR va totalmente ripensato, va riconcepito. Federico Novella che sente il generale Tricarico, critico nei confronti di Washington, e dice: ma l'obiettivo di Washington sembra quello del rovesciamento di Putin, non è un obiettivo realistico. Prevedibili invece le posizioni di Fausto Bertinotti, sentito da Giulia Cazzaniga, che Bertinotti cita Papa Francesco sulla terza guerra mondiale a pezzi e poi invoca una sorta di divergenza dell'UE rispetto alla NATO. E Bertinotti, diciamo, non cambia mai. Carlo Cambi sente il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, sulle follie europee in materia di agricoltura. Assolutamente interessante la conversazione di Fabio Dragoni con Francesco Zambon, l'ex funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che fu oggetto, ricorderete, fu letteralmente bistrattato, impedito nel suo lavoro, nel suo report, e dice altro che modello Italia, addirittura fa delle affermazioni molto forti sul computo delle vittime, ed è un'intervista da guardare. Mentre, ed è l'ultima segnalazione che vi facciamo, Antonio Grizzuti sente il capo dell'ufficio studi di Confcommercio Mariano Bella che fa un quadro pesantissimo, dice: qui tra consumi interni che non riprendono e botta ulteriore che arriverà al turismo, il quadro è devastante. Come vedete anche oggi sulla verità, molte cose. Andiamo a Bucha, dividendo le cose in tre. I fatti da accertare. L'accelerazione possibile con tutti i rischi che ciò comporta e le sottovalutazioni politiche che vi dicevo nel sommario di sanzioni anche su gas ed energia, e poi una raffica di commenti, inclusi i tre commenti stranieri che vi citavo in apertura. Poi vedremo se resterà il tempo per qualche segnalazione finale. Lorenzo Cremonesi, Corriere della Sera, fucilati dai russi i corpi in strada per settimane. Donne stuprate e schiacciate con i tank per nascondere le prove, anziani di una casa di riposo gettati in cantina a morire di fame mentre i soldati rubavano il loro cibo, un uomo scaraventato in una cisterna in canottiera, il cerchio di sangue attorno al collo pare indicare un tentativo di strangolamento con un cavo.
Ci sono le foto dei cadaveri rimasti sul selciato, un vecchio rimasto aggrovigliato alla sua bici, lì dove gli hanno sparato, civili, donne, bambini morti per la strada, il disprezzo della vita. Lascia interdetti questo terribile emergere di violenze senza senso. Ovvio che il governo ucraino ora farà di tutto per denunciarle al mondo e altrettanto scontato che Mosca cercherà di minimizzare. Da sempre sono le regole della guerra e della propaganda. Ma ciò che ci viene raccontato dalle periferie di Kiev e largamente confermato dalle immagini punta indubbiamente il dito contro l'esercito di Putin. Virgolette. Mentre stavamo scappando in auto da Bucha verso Irpin con i nostri bambini, i carri armati russi hanno aperto il fuoco, i loro aerei volavano bassi e io vomitavo dalla paura, racconta un bambino di 7 anni sfuggito alla mattanza. Il 4 marzo l'esercito russo ha fatto irruzione nel nostro pensionato, c'erano malati a letto, infermi, gente su di rotelle. Loro hanno tagliato la luce, l'acqua, il riscaldamento, hanno svuotato i frigoriferi. Gli ospiti anziani sono stati tutti gettati nel seminterrato, ci sono rimasti fino al 2 aprile. Ogni giorno solo mezzo bicchiere d'acqua a testa e talvolta un pezzo di pane. I volontari che provavano da Kiev a portare aiuto, cibo e pannoloni sono stati tutti fucilati sul posto. Tra noi ora ci sono morti di fame e con loro anche il mio ex marito Oleg, dice invece Ludmilla, 63 anni, che ancora non crede di essere stata finalmente liberata. Sono alcune delle prime testimonianze, forse neppure le più crude, raccontano di violenze continue contro uomini e cose, e così prosegue il racconto di Cremonesi che, come vedete, fa un'operazione, a mio avviso, intelligente, cioè non entra nella disputa su questa o su quella immagine, ma comincia a raccogliere le testimonianze di chi ha visto, di chi ha vissuto sulla propria pelle. Mentre Marco Imarisio da Mosca racconta quello che è successo sulla televisione di Stato russa. In diretta su Russia 1, il presentatore, ormai noto, Solovyov, un neo-oligarca con villa sul lago di Como, eccetera, eccetera, riesce a dire che il massacro di Bucha è una messa in scena fatta dall'Ucraina per ottenere ancora più armi dall'Occidente, con i corpi disposti ad arte e cadaveri falsi, dato che secondo lui alcuni muovono le mani e sono in posizione seduta. Ecco, c'è francamente un'immagine che purtroppo è stata fatta circolare anche in Italia, però è falso, cioè è falso che il cadavere muova la mano, ci sono semmai de degli schizzi che danno quella sensazione, ma riguardando bene l'immagine, quell'immagine non è come, diciamo, la versione russa vuole raccontare, il che naturalmente non inficia quello che dicevamo prima, massima cautela rispetto a tutto ciò che viene mostrato in una guerra. Trasferiamoci su Stampa e Repubblica, siamo sempre nella fase del racconto, della ricerca di testimonianze. Francesco Semprini, che anche lui, come diciamo, abbiamo visto Cremonesi prima, va in cerca di testimonianze. In questo caso raccoglie i materiali messi insieme da Human Rights Watch. La ONG ha raccolto diversi resoconti. I casi che abbiamo documentato mostrano deliberate crudeltà e violenze contro civili ucraini, ha sottolineato Hugh Williamson, direttore di Human Rights Watch per Europa e Asia Centrale. Stupro, omicidio e altre violenze perpetrate sui cittadini in mano alle forze russe che devono essere oggetto di indagini per crimini di guerra. Sono 10 le persone intervistate da Human Rights Watch, tra cui testimoni, vittime e residenti in zone occupate dalle forze russe. Le conversazioni sono avvenute sia di persona che per telefono, così Semprini, e poi diciamo. Corredo di immagini francamente impressionanti e racconti altrettanto orribili di quelli che abbiamo visto sul Corriere della Sera. E la stessa operazione fa anche Repubblica. Citiamo il pezzo di Brunella Giovara, le voci dall'orrore, anche donne e bimbi uccisi a sangue freddo, i racconti dei sopravvissuti, i soldati entravano nelle case, uccidevano le persone e si coricavano. Hanno ucciso anche un uomo anziano seduto su una panchina, un russo si è avvicinato, gli ha sparato in testa e se n'è andato. Repubblica, pagina 3. Passiamo, cercando di ricomporci dopo questo orrore che non può essere,
Passiamo alle conseguenze, perché fermo restando, diciamo, l'orrore e lo sdegno, è stata però abbastanza impressionante ieri la leggerezza con cui Ricoletta è stata il primo di a questo punto embargo totale, eccetera, come se l'Italia fosse in una condizione di autonomia che purtroppo non abbiamo. Vediamo come mettono le cose Corriere, Stampa e Repubblica. Sul Corriere della Sera sono Giuseppe Sarcina e Federico Fubini in due distinti pezzi a pagina 4 a descrivere quello che può accadere. Sarcina parla della ipotesi di bandire il gas russo, Fubini si concentra invece sulla possibilità che il primo giro di vite sia sul petrolio. Ancora più spinta del Corriere della Sera sembra la stampa su questo tema e lo vedremo in ben tre pezzi. Per un verso Marco Bresolin che da Bruxelles dice si avvicina l'embargo sul gas e anche Berlino apre. Si sottolinea la posizione di Berlino, lo vedremo tra poco, perché anche la Germania, come l'Italia, ha una forte dipendenza dal gas russo. E vedete come, ecco, il secondo pezzo di Lombardo collega le due cose e la mette così: Draghi al bivio sul blocco del gas. Se si fa, non ci tiriamo indietro. Così, diciamo, la mette Lombardo, che già è al punto che Draghi dice: Ok, si fa. Si parte da Enrico Letta e poi si arriva alle fonti del Premier, siamo sempre ai funicellisti, diciamo. Virgolette, ogni iniziativa sarà coordinata nella cornice europea, spiegano fonti vicine al Premier, il che non esclude nessuno scenario. Se la UE opterà per il blocco totale come sanzione definitiva contro il Cremlino, il governo italiano non si tirerà indietro, e questo fa titolo, come abbiamo visto un istante fa. Draghi però vuole conservare un metodo, capire cosa intenda fare la Germania, l'altro paese che ha una decisa dipendenza energetica da Mosca, e calcolare tutte le conseguenze. La proposta del price cap, il tetto al prezzo del gas, resta in piedi, secondo i collaboratori del Presidente del Consiglio, anche se ci sono complicazioni sulla condivisione della misura a livello europeo che rendono più facile a questo punto arrivare addirittura a uno stop completo, così più facile. Però, ecco, francamente, chi parla, diciamo, avete compreso bene, non fa una virgola di sconto ai russi, a Putin, eccetera. Però, francamente, neanche si può fare sconto politicamente a chi così, con tanta leggerezza, dice: è più facile arrivare a uno stop completo. Ho capito, ma gli approvvigionamenti energetici per l'Italia, prima dateci le alternative, diteci come avete raddoppiato i flussi dall'Azerbaigian, triplicato quelli dall'Algeria, chiesto a Biden ancora più gas naturale liquido. Insomma, fateci capire che dei 30 miliardi di metri cubi di gas che prendiamo dalla Russia ne ve ne siete già procurati, dico per dire 24, 25, 26, e poi valutiamo, ma non diciamo il viceversa. E invece la grande leggerezza, anche il ministro Patuanelli, l'embargo totale è praticabile, dice a Federico Capurso sulla stampa. E francamente, insomma, questo signore è ministro dell'agricoltura e capo delegazione dei 5 Stelle al governo. Domanda: in Europa si chiede un embargo totale del gas russo, è una strada percorribile per l'Italia? Risposta: è percorribile. Perché entriamo in una stagione in cui viene usato meno gas e perché stiamo affrontando bene la diversificazione dei nostri approvvigionamenti. I paesi europei però devono aiutarsi a vicenda, agevolando chi ha un maggior danno dalle sanzioni o dall'embargo. Vabbè, bisognerà informare Patuanelli che sì, è vero, arriva la primavera, l'estate, quindi nelle case non ci si riscalda, ma il tema energetico per le imprese resta pari pari uguale, e in più bisognerebbe fare gli stoccaggi per l'inverno. A che punto siamo? Cioè, il loro compito non è fare due righe in cui si dice è praticabile, è mostrare che sia praticabile. E, francamente, sconcerta. Uno la può pensare in tutti i modi, ma è sconcertante la leggerezza col quale si
sembra scivolare verso una misura, è più cauta Repubblica, pezzo di essere nella matera, vediamo il passaggio sull'Italia. E l'Italia sul blocco al gas resta prudente. Virgolette, se con l'Europa si dovesse decidere di andare in quella direzione, non saremmo certamente noi a frenare, ma non vedo accelerazioni, dice un autorevole ministro. Quindi, sulla stampa è stato sentito un anonimo collaboratore del Presidente del Consiglio che era ancora più spinto, diceva, ah, se si fa, noi siamo d'accordo. Qui viene sentito un anonimo ministro che invece dice, non freniamo, ma non ci risulta che ci sia questa scelta. Attenzione però all'approfondimento a canto di Luca Pagni, che ha nel titolo esattamente la parola terribile, meno consumi e razionamenti. E occhio alla parte sull'Italia. Il governo ha fatto sapere che non ci sarebbero problemi almeno fino a ottobre, anche in caso di interruzione dei rapporti con la Russia. Intanto sta lavorando per trovare alternative per l'inverno. Occhio al caffè. Il ministro degli esteri Di Maio è nel Caucaso, dove sabato ha ottenuto 2 miliardi di metri cubi di gas in più dall'Azerbaigian. Ragazzi, cioè, rileggo. Ricordo che l'Italia ha un consumo di 79 miliardi di metri cubi di gas l'anno, 30 li prende dalla Russia. Ora, che si festeggi per 2 miliardi di metri cubi di gas in più dall'Azerbaigian, peraltro, ironia della sorte, quello è il gas che arriva attraverso il gasdotto TAP, che è stato per anni selvaggiamente osteggiato proprio dai grillini, e che sia partita la delegazione con Di Maio e quell'altro di Stefano, che erano i più, diciamo, vocali, così ci capiscono anche i competenti a cui piace questo tipo di anglicismo, erano i più vocali contro il TAP, e ora ci fanno sapere che arriverà uno sbuffo di gas in più dal TAP. Ecco, noi francamente che siamo sempre, diciamo, favorevoli allo spacchettamento delle questioni, va denunciata e condannata, al di là di Bucha, l'atrocità russa sulle popolazioni civili, non è possibile voltare la testa dall'altra parte, certamente bisogna accertare, verificare, ma chiudere gli occhi non è una risposta, al tempo stesso però, diciamo, negare che un'eventuale fine delle forniture di gas sarebbe una cosa che si può tranquillamente affrontare, affermare che, ecco, che si possa tranquillamente affrontare così da parte dell'Italia ci sembra una grande leggerezza. Arriviamo ai commenti, ne abbiamo selezionati diversi che citiamo o in qualche caso leggeremo per brevi passaggi, per forza di cose velocemente. Allora, la Zafesova sulla stampa, la ferocia dei russi. Gli invasori negano i crimini di guerra, ma facevano lo stesso con l'uso di armi chimiche in Siria, con l'avvelenamento degli oppositori e con la pulizia etnica dei ceceni. Il regime ritiene la violenza strumento di governo. Assistiamo alla distruzione come metodo di conquista, così la Zafesova. Ezio Mauro su Repubblica ha ragione invece sugli effetti della propaganda russa in Russia, dice la presa diciamo, dell'apparato mediatico è ancora molto forte e cita il direttore ormai senza giornale della Novaya Gazeta Muratov che ha questa frase, tra virgolette, la propaganda è come le radiazioni. Non è possibile stare vicino al blocco numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl e non rimanere contaminati. Così non si può vivere in Russia e sfuggire agli effetti della propaganda. Quindi, insomma, Mauro dice: guardate, non fatevi illusione sul fatto che fette ampie dell'opinione pubblica russa possano divergere. L'impatto della macchina mediatica gestita o controllata dal Cremlino è fortissimo. Trasferiamoci su giornale Libero, Messaggero e Fatto. Sul giornale è uno storico, Giordano Bruno Guerri, che parte da lontano e dice: a Jebel Saba, nel Sudan settentrionale, vicino all'Egitto, nel 64 venne scoperta una sepoltura comune vecchia di 14.000 anni, la prima prova conosciuta di un conflitto bellico.
conteneva i resti di 61 persone, fra donne, uomini, bambini, e quasi la metà aveva segni di ferite gravi, alcuni avevano le ossa trapassate da punte di freccia, gli altri probabilmente morirono per ferite ai tessuti molli di cui non rimase traccia. A Bucha, nell'Ucraina settentrionale, il 2 aprile 22 sono stati ritrovati centinaia di civili uccisi, alcuni con le mani legate, un colpo di pistola alla nuca, massacrati a sangue freddo dalle truppe russe. Nonostante oltre 2 millenni di filosofia, scrittura, scienza, studi, politiche e religioni organizzate, niente è dunque cambiato nello spirito ferino del sapiens quando si tratta di distruggere il nemico con la morte e soprattutto con l'esibizione della ferocia senza pietà. Quanto a Putin, con la strage di Bucha cade definitivamente la tesi per cui la Russia combatte, virgolette, per liberare il Donbass dai nazisti ucraini. Trasferiamoci su Libero, Alessandro Sallusti. Mosca smentisce, del resto nega pure di stare combattendo una guerra. Eppure le fotografie che arrivano dalle città ucraine distrutte, saccheggiate, poi abbandonate dai soldati russi parlano chiari. Di fronte a corpi di civili inermi giustiziati per strada, qualcuno può ancora sostenere che Putin ha le sue buone ragioni per fare quello che ha fatto e sta facendo? Conclusione: fermare la ferocia russa è l'unica via per arrivare alla pace. Quei corpi di civili a terra inutilmente crivellati ci dicono che gli ucraini mai potranno arrendersi e noi con loro, così Sallusti. E all'interno Alessandro Giuli, le foto di Bucha cambiano la guerra, adesso rischiamo l'escalation totale, le immagini ricordano il sadismo omicida dell'ISIS, è la Guernica di Putin, una tragedia indelebile nella storia del conflitto. E andiamo a vedere questo passaggio, come si possa giudicare il campionario di sadismo omicida perpetrato al dettaglio e all'ingrosso dall'Armata Rossa, è una domanda che il popolo ucraino non ha nemmeno il tempo di porsi, dovendo imbracciare le armi dai 18 anni in su, oppure nascondersi e fuggire in un posto meno pericoloso della propria casa incenerita. Ma dal nostro angolo visuale, la dismisura tra la fatalità delle armi e la volontà di annientamento indiscriminato è ormai evidentissima, così Giulio. Mentre Mario Aiello sul Messaggero è l'unico commentatore che ci riporta alla seconda parte del ragionamento, cioè il problema dell'Italia. E Aiello ha ragione, a mio avviso, nel dire che con l'eventuale scelta di embargo totale per gli italiani significherebbe entrare in un'economia di guerra. Avere le conseguenze dirette del conflitto in corso nelle proprie abitazioni, nei propri movimenti, nei propri stili di vita. Gli orrori appena documentati rendono la guerra molto, ma molto più vicina a noi, le fanno fare un salto di qualità molto pratico per le esistenze di noi tutti. E almeno Aiello ha il pregio di dire ai cittadini quello che può accadere, non diciamo metodo Letta e Patuanelli se può fare. Ecco, diciamo. Il fatto, oggi il fatto schiera la formazione, roba forte sul Fatto Quotidiano, trovate. Pezzo a quattro mani Rosi Bindi e Franco Monaco, quindi diciamo il cattocomunismo prodiano che arriva. Spese militari, rivederle in Parlamento, NATO e PD. Donatella Di Cesare che risponde a Furio Colombo, che ieri dal Fatto l'aveva interpellata. Lo storico Angelo Dorsi che ci racconta la sua presenza televisiva negli studi della Sette. Quindi ormai non c'hai solo le presenze televisive, questi c'hai pure la, diciamo, radiocronaca indifferita nei giorni successivi sul Fatto. E non manca un'intervista ad Achille Occhetto, gli mancava Achille Occhetto, che dice basta, basta con l'atlantismo, basta con l'atlantismo. Così Occhetto sul Fatto Quotidiano. Noi però, ecco, vi suggeriremmo invece di dare uno sguardo a Wall Street Journal, Times e Telegraph. Lo facciamo rapidamente, questa è una rassegna italiana, possiamo fare solo delle piccole, diciamo, escursioni o incursioni, ma insomma, ve lo segnaliamo per tre spunti. L'editorial board del Wall Street Journal, stiamo parlando di un giornale forse più autorevole al mondo, che al secondo paragrafo, editoriale firmato dalla direzione editorial board, dice:
Western journalists were able to see, i giornalisti occidentali hanno potuto vedere e confermare la distruzione di Bucha nel momento in cui sono entrati. Occhio a quel were able, hanno potuto vedere. Quindi il Wall Street Journal, diciamo, mette la sua autorevolezza per dire ci sono testimonianze giornalistiche o di giornalisti. Il Times di Londra parla di criminali di guerra, la visione del Time, in questo caso visione non nel senso del vedere, nel senso dell'opinione del Times sulle scene orribili che emergono da Bucha, criminali di guerra, l'Occidente non può avere illusioni a proposito della natura del conflitto in Ucraina o sul regime al Cremlino. Ma occhio in particolare al Telegraph che evoca da questo punto di vista la giustizia internazionale, evocando crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Andiamo a vedere la parte conclusiva dell'editoriale non firmato, che è qui attribuibile alla direzione del Daily Telegraph. Gli investigatori sui crimini di guerra dovrebbero andare in Ucraina non appena sarà possibile per loro, per raccogliere prove a proposito di quello che è accaduto. Poiché le forze russe si sono largamente ritirate dalle aree dove c'è stata testimonianza di queste atrocità, questo potrebbe essere fatto rapidamente. Provare crimini di guerra potrebbe non portare ad alcun processo, finché sarà impossibile avere arrestato i responsabili se costoro rimangono in Russia, ma almeno possiamo assicurarci che costoro non siano più nella condizione di viaggiare da nessuna parte senza il rischio di essere arrestati e processati. Quindi, attenzione, noi vi ribadiamo l'invito alla cautela, però vi diciamo anche che due quotidiani di Londra, Times e Telegraph, più autorevoli, e per altro verso, forse il quotidiano più autorevole al mondo, New York, Wall Street Journal, diciamo, mettono la loro credibilità sull'ipotesi che effettivamente questi orrori ci siano stati. Due segnalazioni prima di lasciarci. Allora, Marinelli e Olimpio sul Corriere della Sera fanno un passo indietro a gennaio e parlano di una missione a Kiev del capo della CIA William Burns che avrebbe, diciamo, reso noti alla dirigenza ucraina i piani di attacco che si andavano preparando al Cremlino. Questo avrebbe consentito di organizzare la resistenza e quindi una risposta, diciamo, al primo dei russi. Mentre, diciamo, dopo tutte queste tragedie, diciamolo francamente, appare piccina piccina l'intervista veramente condominiale che Giuseppe Conte rilascia a Repubblica e Francesco Bei che gli pone domande interessanti. Poi però si arriva veramente, insomma, dalle tragedie della storia al condominio del PD. Io lavoro per un campo progressista, più che l'ampiezza mi sta a cuore la coesione di questo campo. Bei capisce dove si va a parare, gli dice: ce l'ha con Renzi e Calenda, lei lo dice, come Gesù nel Vangelo, tu lo dici, lei lo dice, per parte mia escludo di poter presentare una proposta politica insieme a chi come Renzi si specchia in un delirio narcisista e ha come priorità quella di fare affari in giro per il mondo. Quanto a Calenda, vedo che ogni giorno continua a ripetere ossessivamente che non vuole venire in alleanza col movimento. Io però non dispero, confido che prima o poi qualcuno possa informarlo che nessuno del movimento l'ha mai invitato. E quindi avete capito che ore sono 7:37, tra un'oretta arriverà il tweet di Calenda, più tardi arriverà quello di Renzi, vaffanculo incrociati, però insomma, ecco, non si fanno grandi passi in avanti, a me pare. Allora, c'è un po' di imbarazzo sui giornaloni per la vittoria di Orban, diciamo, di cui fino a ieri si era detto, ma forse, eccetera. Corriere della Sera sbatte la questione a pagina 18-19, più vicina alla prima, il racconto delle cose fatto da Repubblica. Il nostro tempo è finito, restano 30 secondi per una segnalazione conclusiva. Noi non sappiamo più darci le guerre. Peggio delle pagine politiche dei quotidiani sono le pagine culturali. Ah, ve lo ricordate Guido Maria Brera che
finanziere d'assalto, che poi è autore di libri, e poi quei libri sono diventati script per video fiction televisive. Naturalmente, l'uomo è fighissimo, già la moglie, il gossip, le cose. Arriva il nuovo romanzo di Guido Maria Brera, insomma, finanziere d'assalto. Qual è l'operazione d'immagine del finanziere d'assalto? Andare all'attacco del liberismo e del capitalismo, quindi diciamo rifarsi una verginità con una dimensione sociale. Il romanzo post-capitalista, thriller, autofiction, saggio, pamphlet incendiario, muove l'aspersorio Vanni Santoni sul Corriere della Sera. Guido Maria Brera scruta nella deriva neoliberista dopo la scomparsa dell'economista keynesiano, perché diciamo il romanzo trae origine dalla scomparsa di Caffè, quindi diciamo, pure quella sarà colpa del liberismo. Ma guardate questo passaggio del recensore del Corriere, qui siamo veramente proprio, direbbero i competenti, mind blowing proprio. Di tutte le storture della globalizzazione, la più grande è forse il non tenere conto della real cost economy. Si abbassano i prezzi di certi beni, crolla il costo del lavoro, occhio al caffè, e a farne le spese è il pianeta, che in un simile paradigma è solo un luogo da saccheggiare o da usare come discarica. Occhio al caffè una seconda volta. Ecco allora che comincia a ribellarsi con un'emergenza climatica che è solo all'inizio e una pandemia che ha già dimostrato di poter bloccare l'ingranaggio globale. Quindi c'è il pianeta, dice: voi mi state saccheggiando, io mi ribello, pam, la pandemia. Quindi non è il laboratorio di Wuhan, i cinesi, o per errore, o per leak, o per fuoriuscita. No, è il pianeta che dice: che fa? Il pianeta che dice: ma che faccio stamattina per ribellarmi? Paf, coronavirus. Brera è abile a illustrare quest'ultimo processo con i pianeti, che mostrano come l'interconnessione di tutto con tutto renda anche l'intero apparato estremamente vulnerabile. Eccoci qua. Allora, ha ragione il grande non expedit. Ormai qui tutti i comunisti di destra, comunisti di sinistra, super finanzieri, che diciamo si danno veste anticapitalista per, diciamo, farsi, diciamo, giornalisticamente parlando, una plastica facciata. Va così, pagine della cultura di oggi del Corriere della Sera, che non avrebbero sfigurato, diciamo, come pagine della cultura dell'unità degli anni 80 e 90. Ops, chi è il direttore del Corriere della Sera? Uno che stava all'unità in quegli anni, con direzioni veltroniane. Va bene, diciamo. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci ritroviamo questa sera alle 19 con Stefano Graziosi, la firma della Verità e di Panorama che segue le cose dagli Stati Uniti, e poi ci ritroviamo domani mattina per la lettura dei giornali con Francesco Galletti. Ma non dimenticate di passare in edicola a prendere la Verità. Buona giornata.